Buonasera ragazzi, allora TG Talk numero 11, buonasera Francesco Toscano. Buonasera Claudio e buonasera a tutti voi web spettatori. Web spettatori, buonasera Roma, Deborah Billi e Margherita Furlan. Buonasera. Ciao Claudio, ciao a tutti. Parlo così non perché mi sono improvvisamente stufato di fare il TG, ma perché non c'ho voce stasera, quindi cercate di capire le cose che dico, evidentemente, eventualmente con l'alfabeto muto o qualcosa del genere. Saluto anche un paio di ospiti che vedo già collegati, così non scappano. Uno è Francesco Labonia. Salve, salve. Buonasera Francesco. E un altro lo presenti tu perché è tuo. Io presento l'europarlamentare Carlo Fidanza, che questa sera insieme a noi parlerà di una cosa importante, cioè di come l'Europa sembra, Claudio, che tratti molto meglio i tedeschi di noi, ma ne parliamo più tardi. Allora il tema è quello, caro Francesco, perché cominciamo subito col nostro già migliaio di persone che ci seguono, salutiamo tutti a casa. Buonasera. E parleremo di Europa perché il noto Mario Monti ha detto che gli USA ci hanno creato, evidentemente non intendeva l'Italia, me lo voglio augurare, almeno intendeva l'Unione Europea, insomma è una dichiarazione che non è passata inosservata sui social e se a dirlo non è l'ultimo dei complottisti o dei cospirazionisti, una domanda sorge spontanea, ma questa Europa unita è un processo politico che arriva dal basso, cioè deciso e scelto dai cittadini, o è un processo politico che arriva dall'alto? Ce lo chiediamo tutti, guardiamo la copertina e cerchiamo di capirlo insieme. Come mai l'Unione Europea trova ancora oggi così tante resistenze sul cammino trionfale della sua attuazione definitiva? Che, ricordiamolo, sono gli Stati Uniti d'Europa. La narrazione ufficiale vuole che un piccolo gruppetto di italiani valorosi abbiano dato il via al processo di unificazione europeo. Accanto a questa versione ce n'è un'altra. E a sorpresa non è ufficiosa, ma è ufficiale. Anche questa. Chi se non Mario Monti, infatti, meglio incarna il volto e gli obiettivi dell'europeismo più spinto. Eppure, sentite cosa dice in questo spezzone tratto dalla trasmissione Stasera Italia. Non sono affatto sicuro che l'Unione Europea sopravviva. Anzi, se va avanti così, non sopravvive. Perché l'Unione Europea ha tirato un grande sospiro con i risultati delle elezioni di maggio. E l'ha scampata bella. Ma non ha minimamente preso le misure con le sfide da cui è circondata. Ovunque il guardo io giri, perché almeno una volta si poteva essere tranquilli sul versante ovest, perché c'era la Gran Bretagna che faceva parte di noi e gli Stati Uniti che ci avevano creato e sostenuto. No, oggi abbiamo l'avversario, certamente a Washington, se non a Londra. Avete sentito bene. Gli USA ci hanno creato e non era neppure la prima volta che Mario Monti lo ammetteva candidamente. Sentite cosa aveva detto il 13 febbraio 2012 all'ambasciata italiana negli USA, implacabilmente immortalato da BioBlue. In fondo, io ricordo quando mi occupavo di mercato unico europeo, Le imprese americane, soprattutto le grandi, sono state sempre tra i fattori di spinta dell'integrazione europea anche per il loro vantaggio materiale. Quindi sono stati gli USA, secondo Mario Monti, a creare l'Unione Europea e in particolare le grandi imprese americane, quelle che si ritrovano alla Commissione Trilaterale per il loro vantaggio materiale. Anche qui, Mario Monti sa bene quello che dice. Lui fu a capo della Commissione Trilaterale fino a qualche mese dopo essere diventato presidente del Consiglio italiano. Quella Commissione Trilaterale che sul suo sito scrive così. I membri europei della Commissione Trilaterale, oltre al loro impegno nella Commissione, sono anche devotamente dedicati al perseguimento del processo di unificazione europea. L'idea di un'Europa in via di unificazione, che gioca un ruolo via via più ampio sul palcoscenico globale, è stata un'idea fondamentale nella Commissione Trilaterale fin dall'inizio. E la Commissione Trilaterale, per dire, è una creatura di David Rockefeller. Ma la dicono lunga anche le parole di Francesco Labonia, presidente dell'Associazione Indipendenza, così riprese da BioBlue lo scorso giugno. L'inizio parte proprio già prima che finisca la guerra, cioè la guerra ancora non è finita. Gli americani già si muovono con una visione. Lo stesso Spinelli
viene ricevuto in Svizzera dal capo dell'OSS, l'antesignano della CIA, che è Dulles, che lo voleva conoscere, voleva parlarci, dura pochissimo l'incontro. Dulles voleva vedere Spinelli, però dice adesso Spinelli gli espone i suoi intendimenti, noi vorremmo fare una roba, ma Dulles si dice alla guerra come alla guerra, riferisce Spinelli, alla guerra come alla guerra, adesso c'è una guerra da vincere, se ne parla dopo, dopo vedremo, dopo la guerra. Noi sappiamo dai documenti desegretati che in realtà gli americani già si stavano muovendo, già stavano creando le condizioni a tutto campo. Insomma, chi l'ha voluta davvero l'Unione Europea? Noi o gli altri? Perché se fossero stati gli altri, allora questo spiegherebbe le tante, troppe resistenze degli europei, cioè noi. Insomma, hai capito un po' meglio, Francesco. Monti dice che l'Unione Europea è stata una creazione degli Stati Uniti d'America e per... raccontarvelo meglio, abbiamo invitato Francesco Labonia, che a cui chiedo di attendere un altro paio di minuti e se può togliersi tutta quell'aria sulla testa inclinando meglio la webcam, e anche Vladimiro Giacchet, che saluto. Benvenuto Vladimiro Giacchet, anche lei, se riesce a inquadrarsi meglio, ci fa una cortesia, perché non siamo molto dotati tricologicamente, diciamoci la verità, quindi cerchiamo di mistificare un po'. Salve Giacchet, non la sento, forse ecco. Un problema, eccolo lì. Allora, ha avuto modo, ha avuto modo di sentire il servizio? No, purtroppo no, ho potuto collegarmi solo adesso. Va bene, allora, Mario Monti ha detto che gli USA ci hanno creato come Unione Europea. Aveva già detto all'ambasciata italiana di Washington che le grandi aziende americane erano dietro al progetto di creazione degli Stati Uniti d'Europa per il loro vantaggio materiale, e quindi tutto, insomma, sembra convergere. Lei che ha fatto degli studi molto approfonditi sulla materia, cosa ci dice perlomeno della prima fase, la fase che va in viaggio intorno agli anni 50? Ma sicuramente il progetto di quella che allora non si chiamava Unione Europea, ma si chiamava quello che era il mercato unico europeo, no? Il MEC, era un progetto che si iscriveva nelle alleanze occidentali, nel senso che era sostanzialmente parallelo alla NATO dal punto di vista militare, e era, diciamo, esplicitamente uno strumento di contrasto a quello che c'era ad est, anche dal punto di vista economico, nel senso che una maggiore integrazione economica dell'Europa occidentale era ritenuta ovviamente uno strumento valido per contrastare il blocco sovietico, e anche dove c'erano i partiti comunisti nell'Europa occidentale, che erano piuttosto forti all'epoca sia in Italia che in Francia, come si ricorderà. Beh, quindi diciamo le pressioni, perché poi a un certo punto ci furono anche un sacco di studi su come dare alla nascente Unione Europea una moneta unica, venivano proprio dagli Stati Uniti, lo confessò anche Amato in un famoso video in rete, peraltro alcuni economisti americani dicevano: guardate, se fate l'euro probabilmente non funzionerà. Sì, questo accadde. E effettivamente io ricordo molto bene, ancora negli anni 90, quando si cominciò, quando entrò nella fase esecutiva questo progetto, che c'erano delle posizioni di forte scetticismo da parte di alcuni economisti americani, ricordo in particolare Martin Feldstein. All'epoca devo dire autocriticamente che interpretammo quelle critiche come una sorta di desiderio di impedire una maggiore integrazione europea, di impedire che si affacciasse sul mercato poi anche valutario mondiale un pericoloso concorrente del dollaro. In realtà, rileggendo oggi quel tipo di indicazioni, Feldstein disse addirittura che sarebbero aumentati i contrasti in Europa e non diminuiti. Tutto questo a noi sembrava un'assurdità, mi sembra che a posteriori non sia un'assurdità. Francesco Labonia, presidente dell'Associazione Indipendenza, le rinnovo i saluti, buonasera. Lei è stato molto chiaro, ha fatto degli studi approfonditi proprio sulla nascita, sulle origini dell'Unione Europea. C'è anche un video su BioBlu dove si ha il piacere di sentirla parlare sul tema per un'ora, poi lo consiglieremo, lo metteremo fra i link.
in descrizione al video. Secondo lei, diciamo, quali sono state le spinte, anche esogene se ci sono state, appunto, per la nascita del processo di unificazione dell'Europa? Cioè, c'è stata anche farina del nostro sacco o siamo stati, diciamo, sempre telecomandati, ecco? Ma il ruolo principale, egemone, è sempre stato svolto dagli Stati Uniti, in modo evidente fino al triennio 89-91, poi col 91, ma già prima dello scioglimento, dell'implosione dell'Unione Sovietica, le cose erano un po' cambiate. Nella fase immediatamente iniziale c'è ancora un ruolo della Gran Bretagna. Non a caso, nel maggio del 48 all'Aia, quel vertice del Comitato Americano per l'Europa Unita è presieduto da Winston Churchill, e lì ci sono uomini del mondo della cultura, della finanza, dei servizi segreti. Il presidente, il primo presidente dell'ACUE, è il capo dell'OSS, Donovan, William Donovan, e nel 50 quello che era il vice nell'OSS, Alan Dulles, prende il suo posto. Quindi ai vertici direttivi dell'ACUE c'erano uomini dei servizi segreti americani. Il ruolo della Gran Bretagna si ridimensiona dopo il fallimento in Grecia, perché la Seconda Guerra Mondiale in Grecia finisce nel 49, gli inglesi non riescono a venire a capo della resistenza partigiana guidata dall'Elaseam, che rifiutava la collocazione della Grecia nel campo occidentale in nome dell'indipendenza e del socialismo. Gli inglesi non riescono a venire a capo e chiedono aiuto degli americani. Gli americani procederanno a massacri nei villaggi, lavoreranno, una storia non molto conosciuta, e da quel momento in poi acquisiranno un'egemonia che viene già sancita nel 49 con la costituzione della NATO. E il fatto che loro si stessero preparando prima della fine della Seconda Guerra Mondiale, ovviamente è un guardia internazionale, ma privilegiando l'Europa, noi ce l'abbiamo con la fondazione della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale, già nel 44. Quindi queste date sono importanti. Se poi noi, giusto per andare, come dire, per punti apicali, vediamo il dopo, l'operazione si muove su due livelli. L'obiettivo federalista è connaturato all'indirizzo americano, però vede due versioni del federalismo. Una, che viene incarnata da Spinelli, possiamo dire, fino al 57, alla CEE, che ha l'obiettivo della Costituente Europea. Cioè l'idea che gli Stati accettassero un'assemblea costituente che portasse a una Costituzione, e quindi alla proclamazione degli Stati Uniti d'Europa. E quella più pragmatica, che prendeva atto delle differenze storiche, culturali, linguistiche, una serie di difficoltà in presenza di diversi Stati nazionali in Europa, che invece si definiva funzionalista e che prefigurava la costituzione di agenzie che determinassero una situazione da piano inclinato. Queste sono le espressioni che venivano usate in quegli anni, un piano inclinato che facesse passare da una situazione all'altra e rendesse irreversibile tornare indietro. Un punto di snodo importante è il 57. Anche nel 57 Spinelli cambia atteggiamento, perché rispetto ai precedenti tentativi, la CECA nel 51, anche il fallimento della Comunità Europea di Difesa nel 54, e la questione dell'esercito comune avrebbe determinato la necessità di un governo centrale che, diciamo, prendesse le decisioni, avesse finanziamenti per poter reggere un esercito, e ci fosse quindi un comando politico-militare, quindi un governo unico centrale. La CED fallisce per la morte di Stalin, la Francia si ritira dopo la morte di Stalin nel 53, e la CE rappresenta invece una grossa spinta in avanti. Spinelli, con intelligenza dal suo punto di vista, ne vede le positività, perché col venir meno un po' dei dazi, delle dogane, vi è una forte espansione in Europa delle transazioni commerciali, e questo dà una spinta forte all'economia di diversi paesi. Anche se dobbiamo stare sempre attenti al fatto che in termini di classe, diciamo, le ripercussioni positive in realtà andranno a appannaggio di alcune componenti. Se noi pensiamo, per testare all'Italia, nelle fabbriche o nelle campagne, anche il miracolo economico per loro non fu miracolo, insomma, le condizioni in cui lavoravano molto dure. E dal 57 un passaggio importante, allora si andava un po'
gradatamente, molto gradatamente, mentre un'accelerazione ce l'abbiamo dopo l'implosione dell'URSS. Gradatamente perché c'era la guerra fredda, perché c'era un contraltare, e non era solo dialettico, ma era un modello sociale, economico, differente. Quindi l'idea di privatizzare, di togliere servizi in presenza di un modello altro sarebbe stata più difficile. Purtuttavia questo processo viene portato avanti. Un'altra data che io segnalerei è il convegno sempre all'AIA del primo 1-2 dicembre del 69, e nel 69 viene ufficializzata questo progetto da realizzare in 10 anni dell'unione economica e monetaria, con liberalizzazione dei movimenti di capitali e coordinamento sulle politiche e sugli obiettivi di politica economica a breve e medio termine e l'integrazione dei servizi bancari e finanziari. Siccome ci avviamo verso la fine di questo primo blocco, io vorrei chiedere però a tutti e due, se avete una risposta abbastanza sintetica compatibilmente con la profondità del tema, secondo voi poi dopo questa prima fase di controllo e spinta forte degli Stati Uniti sull'Europa, su certi personaggi in Europa perché creassero le condizioni per fare l'Unione Europea, adesso ultimamente è possibile che siamo stati in qualche modo scaricati o che comunque questo interesse, questa spinta forte non ci sia più o che magari ci sia la spinta opposta, pensiamo a personaggi che arrivano dall'America come Bannon eccetera, cioè è cambiato qualche cosa e secondo voi come? Giacché? Ma sicuramente c'è un atteggiamento molto diverso da parte in particolare dell'attuale presidenza degli Stati Uniti che vede l'Unione Europea in un certo modo come un antagonista, no? E non soltanto come un partner, ma adesso in modo abbastanza diverso, ossia come, come posso dire, sì, come un concorrente, come un avversario, come ha detto più volte Trump, come un avversario che gioca anche in maniera un po' sporca, svalutando la propria moneta anche quando non dovrebbe e praticando in questo modo delle politiche commerciali poco corrette. Tutto questo c'è sicuramente, mi sembra che però anche in questo caso, come in quello opposto di partenza, diciamo così, bisogna sempre un po' stare attenti a non cadere, come dire, in manicheismi, no? E vedere delle opposizioni frontali dove in realtà è molto più sfumata la situazione. Ci sono delle situazioni. La invito già che qua in studio, sì. Quando se avrà la bontà di voler venire. Siccome abbiamo un ospite che deve andare via, volevo sentire proprio una battuta velocissima di Rabonia, che invito suo pari anche magari insieme a Giacchè, sarebbe bello, su questa questione, e poi passiamo all'ospite così gli facciamo la cortesia. Un po' qualche aspetto estetico, non avrebbe senso per gli Stati Uniti lasciare il controllo in Europa. Del resto certe polemiche con la Germania sono partite già sotto l'amministrazione Obama. È chiaro che la cosa è andata acuendosi, ma bisogna dire che l'inizio della gestione Trump ha visto un atteggiamento apparentemente duro, come dire rompiamo l'Unione Europea, Bannon si presenta in questa veste, dopodiché c'è una svolta, l'Europa non si rovescia più, si cambia e vediamo che dalla Le Pen a Salvini alla Meloni diventano tutti altri europeisti, non c'è più questo, neanche questo sovranismo di destra, ma questo perché c'è una competizione internazionale che non è tanto sull'Europa. A breve termine la questione è tedesca, ma la Germania ha segato e sta segando il remo sotto seduta. La questione si chiama Cina, Russia, e questa visione americana che è già data da allora, questa visione transatlantica da Washington Consensus anche dell'Europa, punta ancora a creare delle istituzioni più strette anche in termini di moneta unica. Esiste già un Parlamento transatlantico, un'assemblea, un esecutivo transatlantico, un po' come per l'Unione Europea illo tempore. La ringrazio, la Bonia, la invito qua in studio su BioBlu. Francesco, se vuoi presentare il tuo ospite, nel frattempo chiedo alla regia se per caso può saltare alla copertina di Francesco, così la facciamo vedere.
Prego. Sì, io a proposito di Germania, noi abbiamo un ospite importante che è l'europarlamentare di Fratelli d'Italia, che ha appena presentato per l'appunto una mozione specifica per mettere in risalto diciamo, le manovre di una Germania che è sempre molto tenera con se stessa e molto severa invece con gli altri. Saluto di nuovo e lo ringrazio per la pazienza l'europarlamentare Carlo Fidanza. Buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Scusate, ma siamo in un giro di territorio, quindi... Capisco perfettamente. Lanciamo la copertina che dura soltanto un minuto, dopodiché la commentiamo insieme e ripartiamo proprio dall'interrogazione che avete scritto voi. Promesso. Andiamo con la copertina. La Commissione europea avrebbe dato il via libera al salvataggio della banca tedesca NordLB. Secondo il prestigioso giornale Frankfurter Allgemeine Zeitung, dopo 9 mesi di trattativa tra la banca, Bruxelles e Berlino, il gruppo di lavoro della DG Comp avrebbe deciso di raccomandare alla Commissione UE che l'aumento di capitale per 3,6 miliardi, di cui 2,8 a carico dei Länder della Bassa Sassonia e della Sassonia-Anhalt, non costituisce aiuto di Stato distorsivo della concorrenza nel mercato bancario. Dall'Europa fanno sapere che è consentito l'intervento di azionisti pubblici quando questo avviene alle stesse condizioni con cui lo effettuerebbero i privati. L'Italia, sfortunatamente, non ha mai goduto di identico trattamento, considerata la fermezza con la quale i guardiani del rigore di Bruxelles hanno recentemente bocciato il salvataggio di Tercas, di Banca Etruria, di Banca Marche, di Carichieti e Cariferrara, provocando gravi perdite per gli azionisti e gli obbligazionisti italiani. Stessa sorte era toccata pure i risparmiatori di Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Per i tedeschi invece la musica è sempre più dolce. Come diceva il grande giurista Calamandrei, d'altronde le leggi con i nemici si applicano ma con gli amici si interpretano. Allora è così, con gli amici si interpretano le leggi, mentre con noi che tanto amici dei burocrati europei non siamo, si applicano in maniera molto severa? Ricapitoliamo la vicenda, onorevole, se è possibile. Sì, beh, ricapitolata molto bene dal vostro servizio, c'è da molti mesi in ballo la vicenda di questo tentativo di salvataggio di una piccola, rispetto ad altri colossi, banca tedesca, e ovviamente c'è stato, diciamo, una intenzione evidente da parte delle istituzioni pubbliche tedesche di effettuare questo salvataggio attraverso l'intervento pubblico, segnatamente di due importanti lender del nord della Germania, per diciamo più di 2/3 del capitale, e per il restante terzo attraverso una serie di altre istituzioni territoriali, locali, anch'esse pubbliche. E dopo mesi di trattativa la Direzione Generale della Commissione Europea, che è competente per queste materie, ha emanato un parere che ha consegnato alla Commissione Europea, che sta per entrare in carica in teoria dal 1° di dicembre, con la votazione che faremo nei prossimi giorni a Strasburgo sul nuovo collegio dei commissari presieduto dalla von der Leyen, una raccomandazione a fare in modo che venga accettato questo tipo di meccanismo di salvataggio. È chiaro che si configura, come avete evidenziato nel servizio, riportando il contenuto dell'interrogazione che abbiamo depositato come gruppo di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo, un'evidente discrasia tra quello che è l'atteggiamento garantito a questa banca tedesca, a cui viene consentito un salvataggio con capitale interamente pubblico, rispetto a quello che è stato invece l'atteggiamento delle istituzioni finanziarie europee nei casi che hanno riguardato le banche e i risparmiatori italiani. E addirittura, se pensiamo al caso della Tercas, la Cassa di Risparmio di Teramo, quando c'è stato un tentativo di salvataggio da parte delle istituzioni italiane attraverso il ricorso al fondo interbancario, che ricordiamo essere finanziato interamente dalle banche private italiane, quindi erano soldi privati delle banche italiane, è stato considerato, diciamo, un aiuto di Stato, diciamo, è stato impedito questo tipo di salvataggio considerandolo un intervento pubblico. Di contro, a questa banca tedesca viene consentito il salvataggio con capitale pubblico, sostenendo la bizzarra tesi che il capitale è sì pubblico, ma l'intervento riveste natura di intervento privatistico. E ovviamente con questo tipo di interpretazioni così discrezionali delle norme, c'è sempre qualcuno che viene bastonato e qualcun altro qui invece viene consentito di salvare con denaro pubblico
le banche e quindi di mettere a riparo i propri risparmiatori. Quindi noi abbiamo presentato un'interrogazione urgente per chiedere conto alla Commissione di questa disparità di trattamento, nell'auspicio che questo non venga consentito dalla nuova Commissione che si insiederà tra pochi giorni. Quindi c'è ancora un margine di possibilità perché questo non accada, ma in realtà più che impedire ai tedeschi di salvare le banche con i loro soldi pubblici, quello che interessa a noi è consentire all'Italia di mettere in sicurezza i propri risparmiatori, mentre invece ricordo che noi fummo i primi nel caso di Banca Etruria e delle altre banche dell'Italia centrale ad applicare il bail-in addirittura ancora prima che entrasse in vigore ufficialmente, con le conseguenze tragiche per migliaia di risparmiatori che ben tutti ricordiamo. Beh, ma d'altronde Monti lo aveva spiegato in tempi non sospetti: per essere credibili in Germania dobbiamo far sentire abbastanza dolore ai nostri concittadini. È vero quindi che la nostra credibilità in Europa, perlomeno dei nostri governanti, cresce in misura direttamente proporzionale al grado di sofferenza che viene dolosamente applicato al nostro popolo? In queste ore è emersa la vicenda della sottoscrizione o dell'accordo che il presidente Conte avrebbe garantito alla cosiddetta riforma del MES, del meccanismo europeo di stabilità, nell'ultima riunione del Consiglio europeo e dell'Eurogruppo di giugno. Una cosa rispetto alla quale noi in Parlamento avevamo per primi sollevato il rischio che si andasse verso un'ulteriore cessione di sovranità economica, e addirittura la stessa maggioranza all'epoca, qualche mese fa, maggioranza giallo-verde aveva votato una propria risoluzione simile alla nostra, in cui impegnava il governo, il presidente Conte, a non sottoscrivere alcun tipo di riforma che ponesse in discussione la sovranità economica del nostro paese. Invece così è successo, quindi a discapito e a spregio di quello che il Parlamento aveva votato, la sua stessa maggioranza, Conte è andato a Bruxelles e ha accettato e sottoscritto la riforma del meccanismo europeo di stabilità, che altro non è che l'introduzione di nuovi meccanismi vincolanti di cosiddette condizionalità, e che a fronte del fatto che l'Italia dovesse avere eventualmente ulteriore bisogno di interventi di denaro per coprire perdite finanziarie del proprio sistema bancario, dovrebbe in cambio applicare una serie di riforme strutturali cosiddette dal prezzo sociale altissimo, come è già stato nell'esperienza del governo Monti. Quindi si continua in questa direzione, si continua con una serie di governi che purtroppo fanno della cessione di sovranità e della svendita dell'interesse nazionale alle lobby dell'Unione Europea e all'asse franco-tedesco una costante della propria azione di governo. Grazie per davvero per questo suo intervento, ci auguriamo di averla presto di nuovo qui con noi, e io adesso lascio la parola alla collega da Roma, Deborah Billi. Anche perché mi fa piacere che ci sia ancora Giacché collegato, penso che ci ascolti, perché Deborah ha una piccola aneddoto da ricordare a tutti, ne avevamo parlato anche sul BioBlu tanti anni fa, sulla nascita del limite, del famigerato limite del 3%, vero? Sì, è una storia che è stata raccontata tante volte, ma non può mancare questo incredibile aneddoto nella storia di come è nata la UE, sul deficit pubblico che non può superare il 3% del PIL. È un limite ferreo che costringe cittadini e governi a manovre lacrime e sangue, e che si presume sia stato concepito da pensosi economisti molto consapevoli di quello che stavano facendo. Invece non è andata per niente così, perché è nato tutto per caso. L'ha raccontato il giornale Le Parisien nel 2012, che ha intervistato Guy Abeille, un ex funzionario del Ministero del Bilancio del governo Mitterrand. Questo funzionario fece una rivelazione e disse: abbiamo stabilito la cifra del 3% in meno di un'ora, è nata su un tavolo senza alcuna riflessione teorica. Mitterrand aveva bisogno di una regola facile da opporre ai ministri che si presentavano nel suo ufficio a chiedere denaro. Avevamo bisogno di qualcosa di semplice. 3% è un buon numero, un numero storico che fa pensare alla Trinità. Era il 1981, stabilirono che questo 3% suonava bene, la scarabocchiarono su un tovagliolo, e così Mitterrand si tolse di torno i ministri questuanti che venivano a chiedergli sempre altri soldi per i loro ministeri.
i ministri, i suoi ministri nell'81 si sono bevuti questo 3% e susseguentemente se lo sono continuato a bere tutti, perché è stato scolpito nei parametri di Maastricht. Nessuno si è domandato da cosa provenisse, se stesse in piedi, se fosse frutto di studi, eccetera. E quindi quando oggi sputiamo sangue per restare in Europa, ricordiamoci che era, che è stato solo un trucchetto di un funzionario per far risparmiare soldi a Mitterrand. Che ne dice, Giacché, è così che l'Europa dà i numeri allora? Credo sia vero, l'avevo già sentito esattamente in questi termini, ma spesso queste cifre che poi diventano qualcosa, come dire, dei feticci inaggirabili, nascono in questo modo, con una buona approssimazione e con una buona dose di casualità, se vogliamo. Questo credo valga anche per molte altre delle regole che negli ultimi anni abbiamo un po' subito, insomma, penso all'unione bancaria, insomma, ci sono sicuramente dei parametri che non hanno, diciamo, non danno un'idea di oggettività più di tanto. Tutto questo spesso nasce anche da negoziati e da rapporti di forza, no? Credo che questo sia anche il caso per quanto riguarda il meccanismo europeo di stabilità di cui si parlava prima, insomma, evidentemente ci sono dei tavoli di negoziato. Io devo dire anche una cosa, per una volta un po' contro di noi, insomma, anziché contro gli altri. La verità è che spesso a questi appuntamenti noi arriviamo impreparati, scordinati, con le nostre diplomazie che non ricevono indicazioni particolarmente precise, e tutto questo ovviamente non ci aiuta ad avere delle normative a noi favorevoli. Grazie Giacché, che siamo un po' scordinati causa anche conseguenze in tutti i settori in cui ci cimentiamo. Uno di questi settori è Venezia. Per secoli Venezia si è mantenuta sull'ingegno dei veneziani, ma adesso gli hanno tolto i fondi per dirottarli su altre tecnologie, Francesco, molto più costose, ma anche, ahimè, molto fallimentari. È il caso del MOSE, non facciamo che leggerne sui giornali in questi giorni, e per questo da Roma Deborah Billi ha preparato una copertina molto succosa, e poi c'è anche un'intervista di Margherita. Sentite qua. Cattani, quale ruolo ricopriva all'interno del Comune di Venezia prima di andare in pensione? Ero direttore dei lavori pubblici. Lei comunque adesso è senza internet. Qui a Lido i disagi sono dati anche dalla difficoltà delle comunicazioni, perché i pontili che dovrebbero garantire lo sbarco e l'imbarco delle persone sono stati danneggiati, alcuni sono addirittura andati via con la corrente, e anche questo è un fatto abbastanza singolare. In che senso è un fatto singolare? Perché un pontile non deve andarsene via, cioè, dovrebbero essere calcolati per resistere a qualunque tipo di sforzo, cioè è come che un tetto crolli se nevica, insomma ci sono dei conti che si fanno e si deve fare in modo che questo non avvenga. Se un lavoro è fatto bene non può andare via nel momento in cui serve. E quindi ritorniamo al problema della manutenzione. Torniamo al problema della progettazione, della manutenzione, della gestione della città, che evidentemente non viene fatta con la cura che meriterebbe. E come mai? Dipende purtroppo dalle persone, dalla qualità delle persone, dalla capacità di spendere i soldi che hanno, dalla capacità di programmare anche gli interventi. A me non sembra neanche tanto normale che i battelli della linea di navigazione cittadina vengano spostati dai loro approdi dal tempo, per quanto brutto sia, e vadano a navigare liberamente per la città, andando a incastrarsi sotto i ponti. Anche questo è singolare. Perché che ci sarebbe stata un'acqua alta straordinaria con raffiche di vento a 100 ore si sapeva da 6 ore prima, quindi gli ormeggi dovranno essere adeguati a tenere questi sforzi, secondo me. Poi io probabilmente mi sbaglio, però mi sorprende. Non è che sono stati spesi troppi soldi per il MOSE e ne sono rimasti pochi per la manutenzione ordinaria della città, che comunque è patrimonio del... Questo è certamente vero. Allora, il Comune di Venezia, come anche quello di Chioggia, di Cavallino, hanno avuto per anni fondi di legge speciale con i quali si sono fatti tantissimi lavori relativamente alla manutenzione della città, in particolare tutti quanti quelli che riguardavano le infrastrutture, quindi lo scavo dei canali, il rinnazzamento delle fondamenta,
dei ponti, opere infrastrutturali, illuminazione pubblica, fognature e tutto il resto che puoi immaginare. Quando il Mose ha iniziato a drenare tutte le risorse che lo Stato metteva a disposizione con la legge speciale, indubbiamente questo flusso di denaro verso i comuni interessati al Grande Lagunare è diminuito, è diventato irregolare fino a quasi a cessare in alcuni anni. Questo indubbiamente ha creato dei problemi enormi, enormi. Venezia è una città molto particolare, è evidente che il costo di gestire una città come Venezia è molto più alto di quello di gestire una città normale. Tutti i costi sono aumentati dalla difficoltà dei trasporti, dalla difficoltà degli approvvigionamenti, dal trasporto dei materiali, anche dal semplicemente portare i materiali con le carriole in mezzo alle calli, non è come arrivarci sotto con un camion, evidentemente. Come funziona Venezia? La città costruita a mollo ha resistito alle acque del mare per 15 secoli, tenendo in piedi i suoi fragili palazzi a merletto a dispetto delle innumerevoli inondazioni. Già, perché non servono i cambiamenti climatici per mandare sott'acqua Venezia. Succede da sempre. Venezia è stata manutenuta e pulita con cura e attenzione affinché non sprofondasse. Lo si è sempre fatto con grande abilità artigiana, con uomini e organizzazione e soprattutto con continui investimenti nella pulitura dei canali, nel rialzo delle fondazioni, nel restauro dei muri di sponda. Ma a un certo punto è arrivata la moderna tecnologia e si è pensato che potesse risolvere ogni problema. E così tutti gli investimenti che da secoli erano dedicati alla sopravvivenza di Venezia sono stati dirottati su un'unica opera, il Mose, modulo sperimentale elettromeccanico che doveva salvare la città dalle acque. A partire dagli anni 80, quando è stato concepito, oltre 5 miliardi tolti a Venezia sono finiti sulla meraviglia ingegneristica. E 30 anni dopo, decine di arresti dopo, la meraviglia ha le cerniere arrugginite e Venezia si allaga ancora come nel 600. Nel frattempo, la dinamica delle acque è cambiata. Sono stati scavati fondali per transatlantici e petroliere e i vecchi progetti del Mose non funzionano più. In pratica, anche se fosse terminato, non servirebbe a niente o quasi. Eppure in Olanda, in Russia e in Germania sono state costruite paratie mobili efficienti in tempi brevi e con una spesa molto inferiore. In un paese dove esistono ancora 546 grandi opere incompiute, forse rimaste tali proprio perché non così indispensabili, la nuova alluvione servirà solo come pretesto per gettare altri soldi pubblici nel pozzo senza fondo del Mose, quando forse basterebbero lo storico ingegno e l'esperienza dei veneziani, oltre che un po' di buonsenso, per salvare Venezia. Debora, allora, in realtà il servizio andava bene, poi qui sono venuti a dire che andava male, di riavviarlo, così l'abbiamo riavviato. Vabbè, spiega tu e vai avanti tu. No, spiego un attimo quello che è successo, cioè l'intervista all'ingegnere di Venezia che ha fatto molto bene Margherita ci spiegava quello che succedeva proprio in questi giorni, cioè ci dava il motivo per spiegare poi quello che abbiamo detto nel servizio e anche quello che sto per dirvi, e cioè una cosa che non è apparsa per niente chiara nelle discussioni degli ultimi giorni che riguardavano Venezia, cioè che l'acqua alta non è il problema di Venezia, è quello che porta più chiacchiere, porta più fondi, quello per cui si possono invocare cambiamenti climatici e grandi opere, ma insomma stiamo sempre parlando di una città che da 1500 anni si regge in precario equilibrio sull'acqua. È una città costruita su 124 isole con 438 ponti, i cui edifici si reggono su migliaia di pali in legno fissi nel fondale, che è pure un po' limaccioso. Come ha fatto a non crollare Venezia in 1500 anni? È perché è stata fatta una manutenzione costante, decine di generazioni di veneziani hanno combattuto contro quelli che sono i veri nemici di Venezia, che sono l'umidità, il sale, la ruggine, l'erosione, hanno combattuto e hanno sempre vinto, insomma questo qualcosa vorrà dire. E lo dimostra soprattutto il fatto che dalla fine del secolo scorso, cioè diciamo dagli anni 90, sono bastati pochi anni di mancanza di pulizia e manutenzione tradizionale per rendere ad esempio impraticabili parecchi canali, su cui oggi dei rii secondari, però su cui oggi non si può più navigare. Ma poi ci sono mattoni che si sfilano, malta che si scioglie, terreno che dilava, pontili che se ne vanno a spasso e si staccano. Insomma, siamo alle solite, cioè
ci ricordiamo tutti quanti di quello che abbiamo visto per esempio alle Cinque Terre, quando che una perla, un'altra perla italiana come Venezia, che è finita alluvionata perché non c'erano più soldi per fare la tradizionale millenaria manutenzione e cura delle montagne circostanti e che impedivano questi disastri. In tanti altri posti d'Italia i soldi o non ci sono più perché l'Europa non vuole, oppure sono stati dirottati sulle solite grandi opere che in virtù del pensiero magico dovrebbero risolvere tutti i problemi, ma in realtà poi alla fine spesso ne creano di altri. E a questo punto che possiamo fare anche per Venezia? Facciamo il solito appello che ci tocca ad ogni disgrazia, ad ogni alluvione, ad ogni terremoto: invece di fare le grandi opere facciamo le piccole opere, quelle che per esempio a Venezia si facevano da 15 secoli e hanno sempre funzionato. Noi ci proviamo, Claudio, a fare questo appello, finirà nel vuoto come in tutti gli altri casi, ma insomma lo facciamo lo stesso. Vabbè, l'importante è identificare i problemi alla radice. Grazie Deborah. Poi sapete, ci sono grazie un sacco di modi per buttare i soldi. Per esempio c'è l'Europa che sta investendo non so quanti miliardi, 27 miliardi di euro nel prossimo bilancio per la difesa, Francesco. Sì, no. Aspetta, ma nello stesso momento c'è ci sono i grandi competitor delle multinazionali del digitale che stanno investendo invece una cifra analoga, insomma, dai 2 ai 20 miliardi per l'informazione artificiale, cioè per l'intelligenza artificiale. Cioè c'è chi in qualche modo le guerre le vuole combattere ancora alla stessa maniera, con le bombe, con i carri armati, con i soldati, e chi dice vabbè, ma noi le vinciamo le guerre prima ancora di arrivare a quel momento. È vero, Margherita Furlan? Sì, esattamente così. È molto strano questo nuovo piano finanziario per il prossimo settennato della Commissione, che ha stabilito la Commissione europea. In realtà l'accordo definitivo ci sarà a dicembre, ma comunque manca solamente la firma. È molto strano perché c'è un incremento allucinante delle spese della difesa arrivano a superare i 27 miliardi, e però c'è anche un incremento notevole, ripeto notevole, degli stanziamenti per l'intelligenza artificiale, che passa dai 2 ai 20 miliardi. Quindi ovviamente il mondo sta cambiando. Margherita, prima di sparare tutte le cartucce, facciamo vedere la tua copertina, cosa dici? Sì, facciamo vedere la copertina che rende bene l'idea, spero. Vediamola. L'Italia sarà chiamata a contribuire con 107 miliardi di euro al nuovo quadro finanziario della Commissione europea. A fronte di una fortissima diminuzione delle risorse finanziarie dedicate all'agricoltura, il focus dell'intero bilancio dell'Unione per il prossimo settennato è la difesa, le cui spese saliranno fino a oltre 27 miliardi di euro, con un aumento percentuale che va dal 2 al 27%. Bruxelles aumenterà anche gli stanziamenti per l'intelligenza artificiale, dai 2 ai 20 miliardi. Non sarà certo un caso che oltreoceano l'esercito stia introducendo l'intelligenza artificiale addirittura nei carri armati. Ma mentre le tensioni internazionali gettano benzina sul fuoco, la guerra ibrida si fa sempre più tecnologica. Google, Microsoft, Amazon sono in crescente competizione. L'arma più forte sono le informazioni. Vince chi arriva prima che le guerre si inneschino. Molto suggestiva questa tua copertina. Allora, torniamo a dare i dati che davi prima. Sì, io volevo puntare il focus su alcuni punti, in particolare il fatto che si spendano così tanti soldi sulla difesa vuol dire anche un'altra cosa che è altrettanto importante, che questi fondi da qualche parte vengono tolti, e quindi vengono in particolar modo tolti dall'agricoltura europea. Tant'è vero che in alcune regioni italiane i fondi europei si ridurranno dal prossimo anno dei 2/3, quindi è una perdita direi cruciale per quanto riguarda non solo la nostra agricoltura ma anche la nostra economia. Quindi questo è un aspetto. Il secondo aspetto direi che è il focus centrale del nuovo bilancio europeo, che appunto diventa la difesa. La difesa però non più verso la NATO, o forse non solo verso la NATO, che come ci ricordiamo qualche settimana fa Emmanuel Macron, l'avevamo detto anche noi, considera quasi in una fase di morte cerebrale, ma la difesa interna,
Quindi tutti gli stati dell'Unione Europea stanno incrementando notevolmente le spese proprie della difesa, tant'è vero che l'Italia negli ultimi 2 anni ha già di per sé incrementato le spese della difesa del 13%, una cifra immane se pensiamo come è ridotto il nostro welfare. Quindi anche questo è un dato che ci può far pensare, ma dobbiamo anche considerare che nel campo della difesa, quindi nel campo militare, stiamo introducendo ovviamente l'intelligenza artificiale, come la introduciamo nella sanità, come la introduciamo nelle telecomunicazioni, nelle stesse agenzie di stampa, dove molto spesso oramai parliamo anche della stessa Xinhua, l'agenzia di stampa cinese, dove spesso i giornalisti vengono sostituiti dall'intelligenza artificiale per fare le famose veline delle agenzie. E anche nella difesa prende piede questo settore, che appunto ha un incremento degli stanziamenti dai 2 ai 20 miliardi. Non è sicuramente un caso, perché tutte le ultime guerre, tutti gli ultimi teatri di guerra che stiamo vedendo, dall'Ucraina al Medio Oriente, notano la presenza di una guerra ibrida. Non parliamo più di guerre tradizionali. Cosa vuol dire? Che la guerra si fa non più con il soldato, con il fucile, come parlavamo ai tempi fino alla Seconda Guerra Mondiale, ma la guerra si fa soprattutto con la comunicazione, con Twitter, con i social network. Si fa dando le notizie a metà, oppure interpretandole, oppure non mandando i cronisti sul posto, oppure semplicemente definendo alcuni paesi canaglia e altri paesi come giusti, oppure chiamando, dando dei nomi a dei presidenti di alcuni stati. Per esempio Vladimir Putin ormai è definito dai giornali nostri occidentali, dai giornaloni italiani, come lo zar, oppure Erdogan, il presidente della Turchia, è definito come il sultano. Quindi questo è un giornalismo che non è più un giornalismo obiettivo, diventa automaticamente un giornalismo di parte, che viene utilizzato per guidare l'opinione pubblica. Nel caso in cui ci sia bisogno di fare un attacco militare, è ovvio che l'informazione e la comunicazione diventano il vero focus. Per questo che parliamo di guerra ibrida, ed è per questo che anche l'Unione Europea investe nell'intelligenza artificiale molto e molto di più, ed è per questo che negli investimenti sia dell'Unione Europea che degli Stati Uniti d'America, Google, Amazon, Apple, Microsoft, Amazon ci fanno da padroni e sono in crescente competizione tra di loro, perché ovviamente chi vince la guerra dell'informazione vincerà il mondo, ed è anche per questo che la tecnologia 5G fa paura e fa gola per molti versi a tanti, perché chi riuscirà a guidare la comunicazione con il 5G ovviamente potrà governare la comunicazione e quindi anche gli aspetti mondiali della geopolitica, potrà decidere chi sono i veri stati canaglia e chi è il nuovo impero. Quindi diciamo che è molto importante verificare dove i soldi della comunità europea, dove i soldi dell'Unione Europea stanno andando adesso, perché si nota ovviamente un abbandono dell'economia classica per arrivare ad un'economia di tipo più difensivo, più militare, tenendo sempre presente che l'Unione Europea a Bruxelles sta chiedendo all'Italia per i prossimi 7 anni, ci sta chiedendo un totale di 107 miliardi di euro, i quali, come abbiamo detto, la maggioranza andranno a toccare questi temi. Quindi non si parla né di welfare, o si parla pochissimo di welfare, né della famosa agricoltura di cui tanto abbiamo discusso. Grazie Margherita, molto molto interessante. Grazie, so che Francesco voleva fare un'osservazione. Mentre sentivo questa ricostruzione sulla guerra delle informazioni, mi veniva in mente che questo tipo di meccanismo era già ben oliato in tempi anche passati. Non so quanti sanno, ad esempio, che il capo della guerra psicologica in Italia a beneficio degli inglesi era il padre di Paolo Mieli, Renato Mieli.
meglio conosciuto con il soprannome di Capitano Merrill, che era posto a capo di un reparto chiamato per la guerra psicologica. Forse questo dato, che è molto occultato, spiega tante cose. Vabbè, guerra psicologica di qua, guerra psicologica sui giornali, diciamo che i campi sono contigui. Va bene, grazie per aver seguito, anche se non c'ho voce, il TG Talk anche questa sera. Era il numero 11, ci aspetta, come avete capito, una settimana di fuoco. Vi ricordo che se la settimana sarà di fuoco e non di acquetta sporca, come capita sulle televisioni e sui giornali, è perché noi i soldi non li prendiamo da nessuno, ma attraverso le vostre donazioni. Quindi continuate a donare se vi piace, mentre invece, se non ricevete le nostre notifiche, prego la regia di far vedere quello che sto mostrando, se non ricevete le nostre notifiche dovreste andare su blog bioblu.com, vedete, scendete, andate giù fino in fondo, alla fine trovate iscrizione alla newsletter, eccola qua, nome e cognome o anche semplicemente nickname, indirizzo email e passa la paura. Allora, il TG Talk finisce qua, caro Francesco, ci vediamo domani più o meno alle 6, noi cerchiamo sempre di farlo alle 6, ma in realtà cominciamo sempre un quarto d'ora, 20 minuti dopo, ma questo consente anche a voi di affastellarvi e di riempire lo slot della diretta streaming, in maniera che poi siamo in tanti a divertirci. Ciao Margherita da Roma, salutami Deborah. Buonasera, che è già andata. Ciao a tutti. E ciao, ciao Francesco. Tutti, ciao Claudio e ciao a tutti voi che siete comodamente seduti in poltrona. Perché siete oltre 1500 persone. A domani.